Salve ragazzi e bentornati a questo secondo episodio di The Talking Geek. Come potete vedere sono in compagnia di Jacopo, ovvero mio cugino, che ha espressamente richiesto di poter venire qua con me in questo secondo episodio perché voleva rendermi partecipe di qualcosa. No, io ho già un po' di tempo che, insomma, c'è una cosa che mi spaventa. Anche internet mi ha fatto fare il botto perché fra meme, discussioni, insomma, è una cosa abbastanza spaventosa. Stiamo parlando dei preti pedofili, no, come avete visto anche dal filmato introduttivo. Non sono i preti pedofili. Non cagarla fuori dal vaso, per favore. Sai, detto si parlava di Slender. Ah, già, di Slender, bene. Sei anche portato il giovino. Era venuto apposta, allora. infatti, bene. Come potete ben vedere dall'introduzione, ora, a parte i vaneggiamenti del buon Jacopo, confusioni. Poi un giorno racconterai a qualcuno più competente di me. Mi dispiace per il tuo passato. E c'ho anche la tosse, ragazzi. Come potete vedere, ben dedurre dall'introduzione, non parleremo di preti, non parleremo di chiesa, ma parleremo di questa figura mistica che si aggira nei parchi giochi, nei boschi, rapisce bambini, non si sa come ne fa. E anche se tutti non ha nemmeno la bocca per mangiarli, non saprei. Ha diversi arti e di dubbia natura, come dice Wikipedia. Cos'è, chi è e quant'è, dov'è Slender? Slender è una grandissima bufala, cioè non esiste. È una creepypasta nata su internet da un fotografo che, per partecipare a un concorso dove si dovevano elaborare delle foto per crearne effetti sovrannaturali e paranormali, gli è venuto fuori questa figura chiamata, denominata poi da, nemmeno da lui, da internet stesso, dal pubblico di internet, lo Slenderman. Spero abbia registrato il marchio perché avrebbe fatto una fortuna. Se no, è un grandissimo pirla. Ok. Internet, allora, come da definizione, è un grandissimo mezzo di comunicazione. Tempo zero, questa leggenda metropolitana vera e propria, nata su internet, quindi non c'è... Io continuerò a dirlo, non c'è stata nessuna intenzione da parte del fotografo di crearne qualcosa di mediatico. È stato internet a crearne il potere. Subito si sono diffuse segnalazioni, storie, video finti, documentari. Finti. Testimonianze di gente che afferma di aver visto questa figura, che non esiste. È un po' come dire che al parco giochi ha visto Pedo Bear, quando tutti sappiamo che bene o male Pedo Bear non esiste. Speriamo. A parte, noi siamo protetti, siamo più di 18 anni, anche quello è vero. Comunque, e come se ne poteva ben dedurre, sono usciti anche diversi giochi su Slender. Il capostipite, creato dalla Parsec Production, è Slender The Eight Pages. Poi ne sono susseguiti altri, tipo Asylum, prodotti per telefonia mobile, quindi... Ci sono abbastanza quelli. Vasto come parco titoli del sì, diciamo che del mostro. Diciamo che il successo che ha avuto la Parsec Production con Slender The Eight Pages, di cui tengo a precisare sta per uscire un seguito, Slender The Arrival, in arrivo per PC, Mac, PS3 360, ha scatenato l'inventiva e la voglia dei produttori indipendenti di realizzare dei veri e propri delle vere e proprie, come possiamo dire, copie, versioni autonome, ecco, di questo gioco. A proposito, avrebbe portato Haunt, The Real Slender Game, che fra l'altro è quello un po' più completo, diciamo, come graficamente parlando, come meccaniche, come atmosfera. Sarebbe stato inutile farvi vedere Slender The Eight Pages perché è un prodotto che ormai tutti sanno come funziona, e sebbene i suoi titoli ispirati, chiamiamoli così, funzionino bene o male alla stessa maniera, il titolo che mi ha portato oggi Jacopo, Haunt, The Real Slender Game, come lui stesso ha detto, è il titolo più completo e oltretutto è anche quello in costante aggiornamento. Gli sviluppatori infatti col tempo ci garantiranno nuove update, nuove feature,
del gioco che andranno ad aggiungersi al prodotto che già noi abbiamo. Quindi ragazzi, spengiamo le luci, tappiamo le tapparelle, stammi vicino, mettiamo a letto i bambini e procediamo. Ok, ben ritrovati ragazzi, siamo qua con voi Jacopo e con me medesimo. In cui dovresti sia finito, poi da qui a me mettono un'ansia a me questi generi. Allora, opzioni, vediamo subito un po' come è settato il gioco. Ci sono varie risoluzioni, si parte da 1024x768 fino ad arrivare alla massima risoluzione, che è quella del mio schermo, 1920x1080. Ora come ci arrivo? Boh, ci clicco, supponiamo che è tutto a posto, ok? Dai, i controlli bene o male li sappiamo, ma vediamoli a modo, può essere le frecce per muoversi, shift per correre, azioni con la E, la torcia con la F, mouse l'intensità della torcia, che sarà importante per non farsi vedere dal nostro amico Slendy. E vedi le note con tab e scrolli le note con il mouse scroll quando sei nel menu. I comandi sono abbastanza semplici. Sì, sì. Allora. Non sono i comandi che mi preoccupano. No, onestamente nemmeno a me. Comunque, ci tenevo a precisare una cosa per quelli che forse se ne sono accorti. Non ci mandate la redazione di Mistero a casa. Sappiamo che io ho la barba più lunga, vestiti diversi, pure Jacopo e non ha anche la cresta. Perché il video è stato registrato il giorno dopo. Bossari, statene a casa tua. Anche Berry. E soprattutto Pinkett con i suoi lapislazzoli. Perché qua parliamo di Slender, mica lapislazzoli. E dopo questa bieca imitazione di Pinkett, proviamo subito a fare una partita. Chi sei? Io sono un giocatore. Un gamer o un paranormale? Noob praticamente non succede niente, gamer a difficoltà è normale, paranormale ovviamente sarà un delirio, quindi proviamo subito paranormale. Che cosa faresti se ti svegliassi in un posto che non hai mai visto prima? Mi fermerei un po' in mano. O mi farei domande sulle droghe, cosa ho fatto il giorno prima. Bene, allora, si parte, che non si vede un cazzo subito. Allora. Questo okay. Gioco segue comunque la falsa riga e che non si muove. Ehi tu porco, muoviti. ecco. Va avanti. È un po' stonato, forse. Perché va avanti con Zeta? No, bimbi, sono i comandi, sono sballatissimi. Un secondo, stoppiamo e mettiamo a modo i comandi. LOL. Ci adatteremo ai comandi un po' sballati. Vediamo un po' come riuscirà a essere questa partita, nonostante tutto. Ok, qui siamo nel bel mezzo di una foresta. Cerchiamo di venirne a capo, eh. E c'è una macchina. Non lo so, penso sarà del guardiano notturno. La mappina, noi siamo al Green Park. Londra? Sì, meglio, veramente. Sembra che fa paura. Ora è proprio nell'adrenalina. Sì, entra. Si entra? Sì. Messo. Okay. Io me ne vado. No, dai. Questo è entrato già, anzi, ma chi glielo fa fare ad entrare, scusa? Cos'è? Perché i tocchi prima? Comunque, ti devo precisare che lo scopo del gioco è quello di trovare, in questo caso, 12 pagine anziché le 8 di Slender di 8 pages e sfuggire al nostro caro amico pedofilo che ci insegue per farci il mazzattarallo. Qui vediamo un'area di gioco. Da notare la totale assenza di marchi che ci indicano dove siamo. Comunque è per via della difficoltà che noi non abbiamo i marchi sulla mappa. Perché è paranormale. Sì, perché vogliamo vedere Slendy. Poi se finirete il gioco ci sarà la modalità Daniele Bossari. Sì. C'è Slendy. Abbiamo il permesso di telefonare, vero? Avvertiamo i carabinieri perché qua abbiamo un maniaco sessuale. Ok, c'è una casa. C'è una casa. Cosa si fa? Si entra? Io direi
domanda. Entra. Vediamo un po'. Non guardarti indietro. E uno. This place feels creepy. Where is all the furniture? Me lo chiedo anch'io. Batterie che male mai non fanno. Batterie che mai male non fanno. Look out che. Batteries. Minchia che ansia. Non c'entro. Superiore. Mi fido! Stiamo dentro! Stiamo dentro! Mi dispiace che per via che sta registrando va un po' a scatto il video di gioco, perché in genere se no va bello fluido. Vabbè, ma comunque è sopportabile, speriamo che sia sopportabile anche per voi. Tanto sopportiamo il gioco, sì. C'ho un'ansia. Mi sono brividino di quando lo guarda al dentista, sai? Sì. Il trapanino Slend invece c'ha pingoni. È un foglio quello, o mi sbaglio io? Sì. Oh cazzo. No, è un rapporto. 11 scraps left. Eviterei la luce così perché troppo mi spara flash agli occhi. Faccio come Man in Black. Ma mi dai una verità in cui poi vivere. Non ricordi più niente, mi tocca iniziare tutto. Sì, capito. Ci tocca uscire, mi sa. Dici? Dico. Andiamo sopra. So che mi ricordavo che era chiuso, ma comunque. Dai, vieni, lasciami. Zio la pepino. Facciamo un po'. Slendy, please. Col fatto che ho la tastiera rigirata per adattare i miei comandi, che il gioco stesso mi ha cambiato, non posso cliccare sulla corsa. A meno che Jacopo. Cos'era? Non so. John, sei tu. John, sei tu. John non è divertente. John, io chiamo la polizia. John, mi stai spaventando. Sì, come nei film horror, uno cosa fa? Vede una cosa che non torna e se la prende con giù. Sempre ciò. Sempre ciò. Qui c'è il campo di grano del gladiatore. Uomo magrolino. Ma fa funghi? Restiamo sulla strada. Buon Jacopo, mi premeresti lo spazio, per favore? Certo. Non succede un tubero. Ok, quest'uomo poveraccio. Mamma mia! Dov'è? Perché? Cazzo. Eccolo laggiù! Via, via, scappa! No, scappa, non mi faccio il tasto della corsa! No. Chi hai fatto per te? Corre, corre! No! No. Siamo dei nabbi. Non siamo abbastanza paranormali. No, siamo dei cretini. Ma a parte, cioè, rendetevi conto che io devo giocare. Questa è la tastiera del Mac. Qua ci sono i tastini V, S, A, D per camminare. Il gioco me l'ha impostati che io devo camminare con Z. Andavo indietro con V. Poi con DS andava normale, dovevo correre con spazio, ma spazio non funziona. Come pretendo di fare una partita così? Però dai, grosso ve l'abbiamo mostrato, abbiamo fatto vedere come funziona e siamo anche morti, quindi vi abbiamo fatto vedere anche Slender. E che dire? Rispetto all'originale della Parsec Production, questo gioco ha un'atmosfera più calata, più... Sembra anche molto vasto. Molto più vasto del gioco originale, questo ha degli effetti grafici molto più validi rispetto a quello originale. E l'area di gioco, come ha detto Jacopo, è molto più vasta. La meccanica invece è sempre la stessa. Colleziona le pagine che Slendy ti lascia per tutta l'area di gioco. Non si sa perché te le lascia, cioè ti lascia le pagine, te le trovi, ti insegue perché. Cioè, perché sono sue. Sono sue, non ce le metti. Vabbè, è
capito? E anche se non si notava, io c'avevo un'ansia addosso che andavo di uno, perché questi giochi ti mettono un'ansia particolare, forse un pochino più velata rispetto al solito perché ero in compagnia del boiaco. Vabbè, insomma, se ti sembra sempre di vedere cose che non ci sono. Sì, ora la difficoltà paranormale è così, totale assenza di qualsiasi elemento che possa far capire dove sei, cosa fai, perché lo fai. E Sandy praticamente ce l'hai sempre al culo come i creditori che ti dormono sul pianerottolo di casa. E si è visto. E si è visto perché tempo si è preso una pagina, siamo morti, sei una merda vesta. E nelle difficoltà invece inferiori, con Ub ci dovete nemmeno giocare perché tanto non succede niente. Se ne frega, lo Slender è lì che si mangia pane e Nutella nei campi di grano con i bambini, invece di mangiarli si mangia pane e Nutella con loro. Pane e Nutella. E invece la difficoltà gamer è una difficoltà un po' più avanzata, c'è la pioggia, c'è i mark sulla mappa di gioco per farti vedere dove sei, per orientarti. La torcia ti dura di più, ci sono più batterie a giro, ma va bene così. Qui comunque siamo nel menu, non occhiatevi una veloce agli extra. Gli extra sono le cose che ti sblocchi. Hai visto? Si può vedere la foto da qui. Guarda bellina. Top. Credits. Il Paranormal Dev ha sviluppato il gioco. E il gioco è sponsorizzato da indiedb.com. C'è tutte le info relative a queste cose qua. E niente, io speravo in un'esperienza di gioco un pochino più longeva, ma date le condizioni avverse della tastiera e dato anche che siamo morti praticamente la prima pagina e non possiamo stare a rifare il video perché è durato troppo, sta durando troppo e non ci dilunghiamo, abbiamo altre occasioni. Spero comunque che abbiate capito meno male come funziona il gioco. Non vogliatecene che è durata così poco e finiamola qui, dai. Bene ragazzi, questo era Haunt the Real Slender Game. Mi sono con dei brilli. Beh, in effetti era un prodotto abbastanza inquietante. Sì, malgrado tutti i giochi si assomigliano, cerca le pagine, fuori da Slender, però questo ha qualcosa in più, forse anche per la grafica. Slender diciamo fa giochi. Anche che fa giochi. Ti rincorre. Giustamente. Però rende che è vero, ora, scusa, se ti se vedi non si te fa... cammini da, vedi uno e cammina l'altro, però ti vede e arriva lì, inizia ammazzo. Vabbè, però c'ha 4 o 8 quanti ce n'ha di braccia, membri, braccia oscuri, cose oscure che ne escano dalla schiena, precisiamo dalla schiena, e sul groppone praticamente. Sì, comunque è stata un'esperienza diversa da quella di Slender, perché sebbene lo stesso Slender di 8 Pages della Parsec Production, se lo so, ho rotto il cazzo a dire sempre le solite cose, però è bene citarle, e è diversa perché, come ha detto Jacopo, crea un'atmosfera leggermente diversa dal gioco originale, più immersione, sì. Da quanto ho letto anche su internet, vedrai con i prossimi aggiornamenti dovrebbero uscire anche delle side quest da poter trovare all'interno dell'area di gioco, esperienze da fare, sì, esperienze da fare tipo le VP, queste cose qua, Electric Voice Phenomenon, so se ne avete mai sentito parlare, penso di sì, perché è una cosa abbastanza diffusa, alla quale io credo molto, e che dire, ma e spero vi sia piaciuto questo secondo video, il mio compare Jacopo lo rivedremo, ci rivediamo in qualche altra produzione. Porterà qualche altro gioco sicuramente da recensire. Che dire, la possiamo chiudere qua. E vi ringrazio per l'affetto che avete dimostrato con il primo video, che in meno di 2 giorni ha superato le 500 visite. Ringrazio Rick De Laurentiis di The Walking Dead Italia per aver pubblicizzato il mio video su The Walking Dead, il primo episodio, lo scorso episodio, che potete trovare qua sopra. No, non fluttua nell'aria, c'è il titolo lì sopra. Anzi no, il titolo era qui sotto, mi dimentico sempre. Infatti non lo vedevo ora. The Talking Geek, episodio 2, gli Slender Game. Ok, hai visto, guarda, c'è anche il punto laggiù. E sotto ancora c'è scritto iscrivetevi. Quindi se vi è piaciuto il video, iscrivetevi
e mettete, condividete su Facebook, mettete un like, un dislike, ma non mi dice anche dislike, se vi fa cagare il video vi fa cagare, non ci si può fare nulla, però noi ci siamo provati. E iscrivetevi anche alla pagina Facebook, qui compare il link. Cosa fai? Avvisato, è un effetto speciale, non compare per davvero. Vabbè, si okay. sa mai. Tante morte, arriva un link fra capo e collo. Fa male. Stiamo sparando minchiata a ruota, non per allungare il video, perché noi nella realtà siamo così. E queste volte le abbiamo sparate. Comunque va bene. Uscirà la versione della recensione diretto scatti che durerà 6 ore e 40. Fate un assolo di minchiate nostre, quindi state pur tranquilli e vi divertirete. Sì. Sto morendo, quindi non so se ci arriva il terzo episodio. Ciao ragazzi. Ciao. Allora. Sei divertito? Sì, molto. Mi è piaciuto, adesso vado perché scade il parcheggio. Sì, poi anche il divieto di sosta, quindi. Il divieto di sosta mi fa scadere il parcheggio. È perché è un po' un parcheggio strano. Un po' paranormale, visto. Ah, visto che siamo un tempo con Capisle. Va bene, dai, ci vediamo. Allora. Sì, vai, stammi bene, ci si vede, saluta bene. Guarda, che poi, se no, anche insomma, si fa tardi, visto l'atmosfera, sono un po' su di giri. Vai, va tranquillo. Dai, ciao. Ciao, bello. A me quando gioco a quei giochi maledetti poi mi cago addosso tutto il giorno. Che palle, lo sapevo. E ora? Una multa, per forza, di sicuro. No, la Madonna della Maremma, Mariano, hanno fatto la multa. Lo so. Vediamo un po'. Questo? No, 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 no. Ma che cazzo?